Allora, sono qua al centro, sicuramente verrò presa in giro da questi due tipi, in particolare da lui, che tra un poco ci daranno l'idea di che cosa è Luca e Sara in Non avrai alcun altro Dio. All'infuori di Claudio. Chi fa? Fa Claudio Baglioni però. Fa Claudio Baglioni, non lo fa nessuno, perché è già complicato insomma come personaggio, noi stiamo cercando di studiarlo, effettivamente è un'istituzione Claudio Baglioni, quindi noi possiamo attraverso la nostra voce che presteremo a quest'opera dei nostri amici di Rosa Alvino e Ivan Fedele, presteremo appunto un po' i nostri colori per dare vita, dare voce a questi personaggi, per farli uscire fuori dal romanzo. Quindi momentaneamente daremo questo frame, questo frammento, questo momento insomma di drammatizzazione per raccontare un po' quello che è l'anima, insomma, è il plot della storia di questo racconto. Tra l'altro tu sei stato uno dei prefattori, perché la particolarità anche di questo libro è che scritto a due mani con due voci narranti, quindi non a quattro, l'ho detto volutamente, perché ognuno di loro si è tenuto le mani sullo scritto proprio, che poi insieme sono diventati quattro mani, però hai fatto la prefazione così come l'ha fatta Pino Imperatore, Maurizio Giovanni, Aldo Putignano, altro. Che cosa ha significato per te anche, insomma, fare prefazione al libro di un tuo amico? È stato un onore per me avere questa investitura. È stato, come dire, un segno, diciamo, di stima reciproca, di grande affetto, di grande amicizia che ci lega. E niente, i libri vanno letti chiaramente per fare prefazioni. Se non li scrive, però non li leggo, non so se va ben poco. Certo. Poi come hai detto, hai detto tu bene, è un libro scritto a due mani, quindi è un libro scritto molto bene, non è un libro scritto con i piedi. Assolutamente. Poi magari se qualcuno riesce a scrivere un libro con i piedi conosco chi scrive col naso. Col naso, ecco, magari scrive bene, affiuto per la letteratura, sì, ecco, affiuto e per la cultura. Per la cultura. Allora, lui e questo personaggio non è qua, insomma. Sara, che cosa ha significato per te fare Sara, la difficoltà, perché Sara è un po' particolare, un pingone sulle sue, insomma, molto diversa da Luca? Sì, effettivamente sì. Sara è un personaggio, come ben detto, molto, molto particolare, che ha subito comunque dei disagi nella sua vita attualmente. Non voglio svelare nulla però del libro. E, diciamo che per me è stata una bellissima opportunità, contentissima di far parte comunque in piccola parte di questo progetto, di questi cari amici, Rosa e Ivan. E niente, sono contenta perché insieme a Cristiano daremo vita ai personaggi ed è bello perché specialmente molte persone si lamentano che non hanno un po' il tempo di leggere, dedicano pochissimo tempo alla lettura, noi per un piccolissimo periodo daremo vita al testo. Che non è poco. Mi hai chiesto il personaggio poi di Luca. Infatti io ho detto Claudio, però ti volevo dire non solo il personaggio Luca, per te che sei abituato a fare i personaggi, perché comunque sei chi non ti conosce, insomma, me, e non solo. Per strada, cioè, pure per altri motivi. Ma assolutamente, io questo appena ho detto, lui lo conosco, infatti carta conosciuta, quindi è andato benissimo. Effettivamente è un personaggio, ecco, molto diverso da Sara, no? Quindi certo. Alla fine il punto di unione dei due è la musica, quindi sì. I pezzi di Claudio Baglioni. Sì, la musica che unisce, che lega, che crea appunto questa fusione tra le anime, insomma, tra personalità apparentemente diverse, insomma, però tutti alla ricerca dell'amore, della bellezza e quindi dell'abbandono verso la felicità, insomma, che può nascere appunto da un incontro e viene sottolineata appunto da questa passione, da questo amore verso la musica, in questo caso qua di Claudio Baglioni, però insomma è una celebrazione appunto, è un inno diciamo, che celebra la musica in generale, insomma, in tutti i suoi effetti collaterali. E quindi questo personaggio di Luca è un personaggio, come dire, che è un po' eternamente sognatore, cresciuto, non ancora, insomma, non ancora messo la testa a posto e poi insomma cadranno delle cose importanti. Bisogna scoprirle, leggendo il romanzo. Mentre invece a Cristiano Claudio Baglioni piace?
Assolutamente sì, non sono un fanatico di Baglioni, però come Luca, però apprezzo sicuramente la sua arte, la sua grande... La sua canzone che è la tua preferita. Ok, non mi ricordo il... aspetta, mentre ci penso... Chiedo a Nicoletta. Può sembrare banale, però sono cresciuta con questo piccolo grande amore. Lo so. C'è un piccolo grande amore, tu? Non si ricorda, non conosceva altre canzoni, ha dovuto dire... No, vabbè, ce ne sono tante, ce ne sono tante. Esatto, lui sta cercando di ricordare, prende tempo, guardate l'attore che fa, prende tempo, prende tempo. Allora, ce ne sono un paio. La Piana dei Cavalli Bradi, poi c'è I Tamburi Lontani, insomma, e altre canzoni. Sono quelle che mi chiaramente maturando possono essere più aderenti a quello che è magari il mio stato, diciamo, di crescita, di evoluzione attuale, insomma. Sentimentale, questo piccolo grande amore direi che è quello che serve. Allora, Nicoletta. Sì. Cognome. Daddio. Perché altrimenti io sbaglio, poi dicono allora, Nicoletta Daddio, Cristiano Di Maio. Di Maio. Ma lui l'ho detto bene. È stata bravissima, brava. Loro ci divertiranno ancora di più, daranno veramente valore aggiunto a un libro molto carino, molto bello, molto di una scrittura leggera che serve, che ci rallegra un poco. È un tributo ovviamente a Claudio Baglioni e qui dal Parkers noi vi salutiamo perché io li vado adesso a vedere e ad ascoltare.